Ciao a tutti, amici di Stop Europa, siamo qui oggi con il nostro ospite Cosimo Massaro, autore tra l'altro di Usurocrazia svelata, un libro che caldamente vi consiglio, già nostro ospite nella prima diretta che abbiamo fatto una decina di giorni fa. E con lui vorrei annunciare un programma ambizioso che abbiamo per creare la tanto cara coscienza sociale del nostro amico Cosimo che condivido in pieno e vorremmo parlarvi nei prossimi giorni creando un appuntamento fisso, un programma in cui possiamo dibattere sulla storia della moneta, su questo grande inganno con esperti. Questa è un'iniziativa che Stop Europa ha deciso di lanciare per farvi capire meglio veramente in che sistema in che sistema stiamo subendo la dittatura finanziaria dell'Europa. Passo la parola a Cosimo. Ciao Karim, grazie di cuore per il tuo invito e per il vostro invito. E colgo l'occasione per salutare, diciamo, tutti voi, chi in futuro ci ascolterà, sempre, cioè, continuerà ad ascoltare questa trasmissione, perché abbiamo visto che sono seguitissime e poi di volta in volta vengono sempre riascoltate. E cerchiamo di fare un po' il punto della situazione. Quindi vi ringrazio tanto per avermi invitato nuovamente. No, questo è un piacere per noi innanzitutto. Noi cerchiamo di mettere assieme le migliori competenze per spiegare alle persone in maniera semplice cosa sta succedendo. Sia io che te siamo economisti, esperti, quindi cerchiamo di far capire alle persone un po' la storia di questo debito come sistema di controllo da cui siamo schiavizzati, perché è anche interessante capire come sia venuta questa geniale idea truffaldina alla gente per far capire dove siamo arrivati e svelare dei segreti di Pulcinella. Ecco, mettiamo. Spiegaci Assolutamente, assolutamente un vero. po' da dove nasce la moneta proprio a livello storico. Ora facciamo tutti i chiarimenti. Voglio fare due precisazioni. Una, quella che tu sei il vero economista che ha studiato, laureato, professore. Io sono un semplificatore, Sì, sono ma colui guarda, che anche se io sono un economista, sono uno di quelli poco convinti di quello che ha studiato. Te lo Va dico in bene, maniera guarda, molto netta. sei un economista illuminato allora, nel senso buono illuminato, e Sì, ti perché è spiego una una cosa, parola che a noi non piace, lo sai. quindi l'ho fatto tra virgolette, l'ho fatto, nel senso buono. Io sono, diciamo, un uomo che viene dal mondo del lavoro, vengo dal mondo degli artigiani, dei commercianti, vengo dal mondo dell'interior designer, vengo dal mondo di chi realizzava le cose nell'economia reale, che a un certo punto ha detto c'è qualcosa che non va qui, c'è qualcosa che non va, e ho deciso all'epoca di mettermi a studiare per capire che cos'è che non andava. E questo fatto mi ha colpito già nel 2001, mi ha colpito, quindi sono oramai più di 20 anni che sono alle prese di questa, cioè, su questa storia monetaria. A me mi ha aperto, diciamo, le porte alla consapevolezza e alla coscienza monetaria il professor Giacinto Auriti. Quindi da lì è nato tutto il mio percorso. Poi sono diventato uno scrittore, oramai sono 10 anni che divulgo, più di 10 anni che divulgo attraverso conferenze e presentazioni tutte le tematiche che ho trattato appunto nei miei libri. Ora mi hai fatto la domanda: da dove nasce? Questo fantomatico debito che ci sta stritolando, no? Perché dobbiamo capire che il debito è come forma di dominio è quella più utilizzata dai poteri forti attualmente, perché due sono i metodi per conquistare i popoli. Uno è, si diceva, con la guerra, con le spade, e l'altro appunto con il debito. Quindi la forma più in voga, che va oramai negli ultimi anni, è sostanzialmente quasi esclusivamente quella per il debito. Cioè la strada scelta è per il debito, perché non ti sembra nemmeno di stare a vivere una guerra, ma in realtà è una guerra di stampo economico-monetario che fa morti, e ne fa tanti morti pure, chiaro? Lo Quindi stiamo vivendo conseguenze. bene in questo periodo con la gente che sta morendo di fame perché i nostri politici, che come al solito ben ci rappresentano,
sono lì a prostarsi a trattative, negoziazioni infinite con un'Europa che ormai ha svelato la maschera, e sia che la vesta, sia che si mostri per ciò che è brutta in tutte le sue forme. Sono d'accordissimo con te sul fatto che noi viviamo una guerra. Infatti loro hanno capito che privare i popoli delle libertà, generava solamente guerre. Le guerre generavano debito, perché tante volte noi sentiamo dire che il debito, le guerre servono. Ma perché servono le guerre? Semplicemente perché creano il debito, che è lo strumento di controllo tanto caro ai poteri Quindi, forti, no? per diciamo confermare quello che stiamo dicendo, il concetto millenario del debito noi ce lo dobbiamo togliere dalla testa perché è veramente millenario. Io, ad esempio, nel mio libro Usurocrazia svelata, nella parte dove tratto il signoraggio bancario, sono partito per far consapevolizzare da quanto tempo si parla del debito, da un passo che lo troviamo all'interno del Deuteronomio. C'è un libro del Vecchio Testamento scritto 500 anni prima di Cristo, dove la frase testuale è questa: voi presterete a tante genti per dominare e non prenderete nulla in prestito per non essere dominati. Cioè, quindi vediamo il meccanismo proprio del debito utilizzato come sistema di dominio. Però voglio dire, è stato utilizzato da tantissime culture, da tantissime, voglio dire, società. Quindi è un meccanismo. Noi dobbiamo liberarci da questo meccanismo. Ora, per capire però come nasce, dobbiamo invertire un po' il senso del reale. Cioè, oggi viviamo in una realtà distorta dove il vero è diventato falso e il falso è diventato vero. Cosa mi È riferisco ora? famoso neoliberismo, no? Questa parola che sentiamo sempre, ciò che ci dicono e ci propinano per legge e testo sacro. Io ho sempre detto che nemmeno i libri di economia sono testi sacri, però lasciamoli ad altri i testi sacri, poi ognuno è libero di crederci o meno, ma le teorie economiche, tutte queste cose su cui si basano appunto i libri, essendo teorie per natura, sono criticabili. O Non sbaglio? stiamo qui a criticarle finché ce lo permetteranno. Quindi, Questo. Speriamo che non ci sia censura, ecco. nel momento in cui noi diciamo e pensiamo che la ricchezza sia il denaro, abbiamo sbagliato tutto. Tant'è che ci vengono a dire quotidianamente da tutte le parti: non possiamo fare le cose perché manca il denaro. Non possiamo fare quello perché manca il denaro. Oggi con la crisi del Covid non possiamo fare le cose perché manca il denaro e ce lo devono dare a prestito Ma in oggi ci tutti i modi. manca veramente, appunto, perché non abbiamo più una banca sovrana, perché tu parlavi di debito millenario, però diciamo che prima di questa decentralizzazione di potere dallo Stato alla banca, perché noi siamo di fatto governati da banche, e che non è Assolutamente. democratico, è il vero problema odierno, perché prima riuscivi a vivere e si è arrivati comunque a un sistema, anche se corrotto, diciamo, dal debito, ti Però permette bene o di male. vivere dignitosamente. Ora, per ricollegarmi al discorso di prima, quindi che avevo aperto la parentesi sul fatto che crediamo che la ricchezza sia la moneta, ora io inverto totalmente il paradigma. E lo inverto con questa bellissima frase di Auriti a cui mi rifaccio sempre, perché ci illumina e ci dà quel quid per capire immediatamente, cioè ci dà uno shock. La frase è questa: non esisterebbe ricchezza in un mondo di morti. Lapalissiano. Quindi cosa ti fa capire questa frase? Che la ricchezza nasce dalla vita. Quindi in un paese vivo, pieno di gente che sa fare le cose e che le costruisce, le fabbrica, e le fabbrica per il suo funzionamento, per la sua funzionalità, perché gli servono, in quel caso il paese è ricco perché ha le cose. Io magari ho studiato, mi sono acculturato sulla questione monetaria e ho generato e ho scritto un libro. Questo libro è il primo bene reale che io ho generato perché ho avuto l'esigenza di scriverlo. Possiamo andare agli albori della moneta. Avevo l'esigenza di andare a raccogliere dell'acqua al fiume e mi sono ingegnato per prendere l'argilla, metterla sul fuoco, fare un vaso o un recipiente e andare
per poi a raccogliere l'acqua nel fiume. Quindi è stata l'esigenza che mi ha fatto sì, con la mia capacità tecnica di costruire quel vaso, a realizzare questo primo bene, che è il vaso. Il vaso. Non c'è altro. Perché risolve una mia funzione, il bere o recuperare l'acqua. Questo mio bene, poi, potevo cambiarlo con il tuo, che magari nel frattempo, tecnicamente, eri diventato bravo a diventare un coltivatore, magari, di frutta. Siccome tu eri bravo in quello e io ero bravo nel costruire il vaso di argilla e tu non lo sapevi fare, cosa facevamo? Io ti davo il vaso di argilla e tu mi davi 10 arance, per dire. Abbiamo inventato il baratto, giusto? Sì, il baratto Ecco. era uno dei primi strumenti Sì. utilizzati, però diciamo che avere Di economia. qualcosa di rappresentativo per facilitare gli scambi non è Bravo. assolutamente Arri sbagliato. arriviamo. Arriviamo a Adesso, questo, in siccome effetti. oggi in questo primo video è un video di presentazione di quello che sarà il programma, riesce a farmi, diciamo, un sunto generale proprio della storia monetaria, come nasce il debito, dove nasce, e a cosa ha comportato, per dirlo in maniera semplice, ai nostri Assolutamente. ascoltatori, per poi, finire io che vi spiegherò come oggi funziona questo debito e dove sta l'inganno. Lo riesco a fare, però faccio questi brevissimi passaggi storici per capire 2000 anni in tre passaggi Assolutamente. importantissimi per Ecco. capire da dove nasce quella truffa contabile che ci fa nascere il debito. Quindi, prima fase dell'economia abbiamo detto il baratto. Seconda fase dell'economia abbiamo inventato appunto dei denominatori comuni, dei metri di misura per mantenere il valore nel tempo, perché io se volevo delle arance fra un anno, è inutile che prendo le arance ora da te, le voglio venire a comprare fra un anno, allora mi serve un qualcosa, uno strumento che mi mantenga il valore per un anno, per dire. E abbiamo inventato i bastoncini di legno, si sono inventate, per dire, si sono usate le conchiglie, si è usato il sale, ancora oggi si chiama salario perché un tempo si usava il sale. Poi si sono usati i metalli preziosi, l'oro, l'argento, il bronzo. Poi si è usato un'ulteriore fase importantissima, il conio. Quindi un tot, cioè, tot quantità di oro veniva fusa in un disco metallico e si metteva magari sopra un numero 10 che rappresentava 10 grammi con cui di oro con cui era fatta la monetina. Poi 5 grammi, 20 grammi e abbiamo inventato il conio, abbiamo inventato. Ora ulteriore fase veloce dell'economia. Queste monetine, già alcune monetine trattenevano all'interno magari il 50% di oro, perché alcuni imperatori lo mischiavano con metalli meno nobili, e quel primo imperatore aveva già realizzato un guadagno per sé, quindi un agio per il signore, un signoraggio, dove era dimezzato l'oro, ma il valore nominale sopra 10 rimaneva magari 10 o 20, e anziché essere una moneta coniata con 20 grammi, era stata coniata con 10 grammi, poi mischiata a Era metalli meno la nobili. capacità, per renderla in parole più semplici per i nostri spettatori, di imprimere la propria faccia sul denaro, no? Quindi è Capisco, da lì quindi. E quindi l'agio, la via politica anche signoraggio. dell'imperatore, la via politica e poi diciamo la potenza dell'imperatore, ecco perché. Gesù Cristo dice: date a Cesare quel che è di Cesare, la monetina, e a Dio quel che è di Dio. Cioè, sulla monetina c'era l'effigie di Cesare e tu le tasse a Cesare le potevi pagare solo con moneta romana. Ecco perché nel Tempio Gesù Cristo si incazzò e cacciò via i cambiavalute, erano non solo mercanti, cambiavalute. Perché cosa facevano all'epoca? Gli usurai all'interno del tempio reperivano tutta la moneta romana che circolava e chi doveva pagare le tasse a Cesare non le poteva pagare. Allora doveva svendere altra valuta oppure svendere averi per reperire la moneta romana per pagare le tasse a Cesare. Lì Gesù Cristo si è Era incazzato. un sistema primitivo di finanza speculativa. Definiamolo Bravissimo. così Definiamo. per i nostri ascoltatori. Ulteriore passaggio importante e per capire come sono andate le banche, ma in maniera molto semplice e veloce, giustamente non è una lezione di economia, ok? Quindi non mi No, noi infatti vogliamo riproverai. raccontarvi la storia e perché siamo arrivati a questo punto. Quindi stabiliamo, diciamo, quando è stata denominata la parola signoraggio.
quando il potere di stampare moneta, di coniare moneta, era del signore, quindi un re poteva coniare la moneta. Io trovavo una pepita d'oro, non potevo coniare la moneta, dovevo portare la mia pepita d'oro al mio re, lui coniava la moneta e come diciamo diritto di signoria si tratteneva una parte di oro, quindi coniava la moneta e si tratteneva un 10%. E per il signore dell'epoca era un agio, quindi signo raggio, agio del signore era. Chiaro, ecco la parola signoraggio significa agio del signore, semplicemente. Non c'è nulla di complottistico. Significa quel guadagno che detiene colui che nel periodo storico ha il potere di emettere moneta. Ed è un vero e proprio guadagno. Oggi quel guadagno sulla banconota da 500 euro, per dire, è quasi totale, perché coniare una banconota da 500 euro, stamparla, occorrono pochissimi centesimi. Però non voglio andare ora nel merito del signoraggio, rimaniamo sul discorso del sistema bancario. Le prime banche sono state, diciamo, istituzionalizzate dalle repubbliche marinare, le abbiamo inventate noi italiani. Chi possedeva oro andava a lasciare i suoi averi nel banco di deposito, all'epoca erano orefici, e questi primi orefici, se io avevo dell'oro, mi lasciavano in fede. Cosimo Mazzaro ha lasciato presso il mio banco tot quantità di oro. Era una fede di deposito. Io venivo da te, potevo venire a comprare della merce e ti pagavo, anziché con l'oro, ti pagavo con questa fede. Rischiavi tu di andarti a prendere l'oro. Chiaro, non rischiavo io così. Ma anche tu, poi, se andavi a acquistare qualcos'altro, preferivi pagare con la fede di deposito. E queste fedi giravano, giravano, giravano perché tutti avevano paura di andarsi a prendere l'oro, tanto l'oro rimane depositato nel banco. Io quando voglio vado e me lo prendo. Al primo banchiere, gli venne già in mente una bella idea all'epoca. Quale? Quella di dire: ma quest'oro non viene ritirato, viene un altro individuo che non aveva averi e va a chiedere un prestito al banchiere. In questo caso faccio io il banchiere, gli viene a chiedere un prestito. E che cosa ho inventato? Ho inventato una nota di banco. Nota di banco. Stiamo Ancora attenti alle più parole che cosa sono la importanti. banconota, perché infatti Cerchiamo la parola il bello di capire la banconota. storia è l'etimologia delle parole, e significa Perfetto. esse ti portano dentro. Assolutamente, perché quando perdiamo il significato delle parole, abbiamo perso parte della storia, non sappiamo più l'origine. Ecco dove, scusa il francesismo, ci fottono. Perché perdiamo conoscenza, talmente che il problema che abbiamo oggi, sia del signoraggio, sia della sovranità monetaria, sia del fatto che ci indebitano, è una mancanza di consapevolezza, una mancanza di conoscenza. Quindi E questo è quello veniva che noi questo. nella nostra trasmissione, assieme a te e ad altri economisti che già fanno parte del nostro gruppo, vorremmo effettivamente fare per le persone, perché comunque questi banchieri purtroppo c'è da dire che sono estremamente intelligenti, perché già all'epoca si resero conto che a furia di fare note di banco non avevano abbastanza oro. E da lì nasce da restituire in caso tutti nello stesso momento fossero finiti fossero andati a richiedere indietro il loro oro, dando indietro il pegno che era stato dato loro. E questo è il problema che abbiamo anche oggi attualmente. Provate voi andare in banca a dire a una banca: perché non mi ridai tutti i miei soldi? Voglio riprendermi tutti i miei soldi che ho sul mio conto corrente, sono miei. Ma loro magari vogliono dartelo, perché Ma poverino, non ce l'ha, ce l'hanno. l'impiegato bancario, concorderai con me, che non è che non voglia darti i soldi, non ce li hanno, perché Ce li in ha. giro c'è troppa moneta. Adesso, questi saranno i temi un po' che tratteremo durante questa trasmissione, di cui faremo un appuntamento fisso, faremo comunicazione nel gruppo. Speriamo di avere con noi anche il nostro amico Amodeo, che assolutamente porta avanti le nostre battaglie con tanta grinta. Quello che poi vogliamo dire alla gente, no? Come avete visto, Cosimo vi sta spiegando in maniera molto rapida cosa è venuto nella storia, dove siamo arrivati oggi. Perché l'unico problema vero odierno che abbiamo riguardo alla banca centrale è che
prima tutti i soldi passavano da una banca pubblica e quindi effettivamente se una banca è pubblica deve rispondere al popolo e non agli azionisti. E c'era uno Stato che creava soldi generando debito, va bene, debito pubblico. Però, diciamo, in questo sistema complesso si riusciva a sopravvivere e si generava ricchezza comunque. La vera fregatura che abbiamo noi, che c'è scritta anche nei libri di economia, è che le banche centrali sono autorizzate a stampare moneta solo in caso in cui la moneta possa fungere da prestito. Cioè, se tu puoi stampare moneta, se la presti. Perché? Perché in quel caso, nel momento in cui la banca stampa soldi che non ha e li presta, allora può guadagnare in seguito negli interessi su questo debito che ha generato. Ma se una banca centrale stampasse moneta e fosse controllata dallo Stato, perché questi soldi devono essere messi a debito? Perché la legge e il loro sistema, perché si sono fatti le leggi ad hoc, permette questo, ragazzi. Cioè, è semplicemente quello che hanno deciso di fare, perché non è una legge divina. Vi posso garantire che se la moneta passasse da uno Stato ad una banca pubblica dove non ci sono azionisti privati a cui rispondere, ma il popolo, e il denaro fosse messo per il fabbisogno dell'economia, delle infrastrutture dello Stato, della gente, a quel punto non ci sarebbe neanche più il problema del debito pubblico, perché questi neoliberisti, e Cosimo penso concorderai con me assolutamente, ci dicono sempre: avete un debito alto, voi italiani siete schifoni, ci devono sempre fare passare per dei deficienti, fatemi Ma passare. quello è il lavaggio del cervello che utilizzano attraverso l'ingegneria sociale. Qui Poi ne parleremo e parleremo. parleremo molto bene in futuro. Mi ricollego un po' a quello che stavi dicendo tu. In effetti, questi signori, poi per arrivare in effetti ad oggi, oramai che sappiamo che la Banca Centrale Europea è totalmente privata, è un'istituzione privata, Ha di totalmente. incarichi Cosa fa? pubblici però ti raccontano perché Sì, fanno di ti incarico dicono pubblico con incarico perché pubblico e di diritto pubblico. In effetti, come stavi dicendo, stampano dal nulla questa banconota, no? Che col presupposto, ricordiamo la possono gente, perché noi. stampare, ti voglio fermare, scusa se ti fermo, perché possono stampare fino al 90% in più di quello che hanno. Ora non entro Perfetto. nei tecnicismi di come funzionano i Però sistemi ricordiamo una che cosa, regolano la moneta. Karim, ricordiamo una cosa alle persone, perché noi alcune cose le diamo per scontate, ma vedi che le persone in mezzo alla strada non le sanno, cioè pensano ancora che dietro le banconote ci sia l'oro, credimi, se tu Sì, vai che in giro abbiano a dire. valore sulla lira c'era scritto pagabile al portatore perché aveva un controvalore effettivo. Oggi emettono carta straccia. Perché oggi la banca non ha più nemmeno l'oro di riferimento, perché dal 1971 è decaduta la riserva aurea con la fine degli accordi di Bretton Woods, dove dopo la seconda guerra mondiale si stabilirono attraverso questi accordi che l'unica moneta al mondo poteva essere convertibile in oro era solo il dollaro, chiaro? Poi tutte le altre valute dovevano avere come riferimento il dollaro, in seguito si poteva cambiare in oro. Però che cosa accadde nel 1971? Il presidente francese De Gaulle stava cambiando enormi quantità di oro a Fort Knox, dove c'era il deposito in oro. Se tutti i presidenti avessero fatto questa cosa, perché No, De no, Gaulle aveva aspetta, capito un che attimo, non per favore. c'era tutto quell'oro di riferimento per tutti i dollari stampati dalla Federal Reserve dall'inizio degli accordi di Bretton Woods fino alla fine 1971. Al che cosa fece Richard Nixon nel 1971? Decretò la fine di quegli accordi. Disse: da oggi, se ci credete, l'oro è questo, un biglietto verde. Quindi da lì è diventata una moneta solo fiat, una Da lì moneta che ci così. convincono che il denaro sia potere. E che sia potere. Il vero potere sta nel fatto di convincerci che ce l'abbia, perché Bravissimo, è lì che è con l'inganno. E ora ritorniamo un attimo a quel concetto che dicevi prima tu. Tant'è vero che loro stampano e prestano, e io amo dire, come diceva Auriti, fanno i tipografi. Fanno i tipografi
e si sono arrogati del valore convenzionale riportato sullo strumento monetario, sulla banconota. Quindi, prendendosi il valore... in maniera più semplice, perché tu parli molto bene, molto tecnico, io ti riesco a seguire, però magari facciamola un po' più semplice per chi cerca di volere effettivamente capirci qualcosa. Loro dicono questo vale 10, 5, 100 ed è quello che tu devi percepire come valore. Perfetto. Allora, facciamo così, spieghiamo bene. Tu hai detto in effetti una parola importante, prestano. Dobbiamo tenere presente ora una cosa. È la regola che insegnano anche nelle scuole di economia. Il denaro si mette a prestito. Questi sistemi di debito che controllano tutti, ok? Perché ci controllano e ci schiavizzano con un debito, sono stati creati da noi, sono sistemi che ci hanno messo solo e perennemente davanti a crisi. Sono 20 anni che siamo in Europa e viviamo da 20 anni in crisi. Se ci sono crisi, allora il sistema è sbagliato. È sbagliato che abbiamo creato noi, va cambiato. È molto semplice. Pienamente d'accordo. Completo quel concetto. Quindi prestare, ci ricorda Auriti, e nel diritto in genere, significa che sei il proprietario, perché se tu puoi prestare una cosa se sei il proprietario. Se io ti vengo a chiedere dei soldi oggi semplicemente perché ne ho bisogno e tu non ce li hai, non puoi prestarmeli. Posso prestare perché non ce l'ho. Quindi evidentemente questi signori, no? Bravo, siccome loro li stampano dal nulla, vabbè, ho qui ora, non so se si vede, l'ho stampata, ad esempio questo è un pezzo di carta stampato, no? Sì. Questo è lo strumento, il pezzo di carta, dove è stato messo il valore 20, ma poteva essere 500, può essere 10, no? Ecco, ora dobbiamo capire bene due cose. Il pezzo di carta è lo strumento, semplicemente, stampato da loro, però si sono presi il valore della magia del numero 20, però può essere anche 500, può essere 1 milione di euro, cioè qualsiasi valore. Quel valore lì non nasce dal banchiere tipografo, ma bensì nasce da me, da te, da tutti noi che ci siamo messi d'accordo per far sì che quella banconota abbia valore. È una convenzione sociale. Tant'è che per garantire queste banconote le garantiamo noi con i titoli del debito pubblico, quindi col nostro lavoro, con la nostra ricchezza. È un'assurdità, allora, arrivato a questo punto. Io devo garantire questa banconota col debito pubblico, tanto vale me la stampo io con uno Stato a sovranità monetaria, perché sono io che do il valore a questa banconota, è la mia ricchezza, non il banchiere che fa il tipografo. E allora riconsapevolizziamo queste verità. Guarda, non so se sono stato semplice, chiaro. Sì, no, beh, poi io cerco sempre come fai tu, di essere ancora più semplificatore. Quello che vogliamo dire alle persone è che quando vi dicono che ci controllano attraverso il debito, come vi ha spiegato Cosimo, per esempio, questo sistema è millenario, si è perfezionato durante gli anni, fino ad arrivare a far comprendere a questi poteri forti che le guerre del passato sono state inutili, perché comunque generavano sempre ribellioni, perché sottraevano le libertà. Ad oggi invece hanno capito che siamo noi come popolo dormiente che dobbiamo rinunciare alle libertà in cambio della loro sicurezza, delle loro regole. Di esperti economisti che ti mettono al potere o ti mettono dentro task force, come va di moda in questo periodo. Ma scusa, perché dobbiamo fare task force se abbiamo un Parlamento? Semplicemente per mettere dentro gli uomini del potere, dei poteri forti che andranno a perpetuare le loro solite politiche economiche insensate, che alla fine andranno a danneggiare solo le persone. Questa è l'unica cosa vera. Io adesso, siccome siamo già a mezz'ora, direi che questo primo video lo possiamo chiudere qui. Se vi piacciono gli argomenti che trattiamo, andremo a spiegarvi
piano piano, puntata per puntata, come nasce la storia della moneta, da dove come si è arrivati a questo sistema, sperando di essere stati veramente chiari che il vero trucco ad oggi è che la banca centrale ha ricevuto dai nostri politici 20 anni fa l'autorizzazione a stampare moneta, moneta dal nulla che non ha. E questo già di per sé è folle. Perché Assolutamente. ricorderai con me che questa è una follia, perché io È ti una follia. devo dare a una banca centrale non nostra l'opportunità di stampare moneta. In più, questi signori. Ah, tu. Ricordo in effetti questo fatto della moneta, che abbiamo concesso appunto la totale sovranità monetaria a questi banchieri privati, ha fatto sì di pagare a noi 3.500 miliardi in questi 20 anni, 30 anni, 3.500 miliardi di interessi passivi sul debito, che oggi è di Assolutamente, 2.400. assolutamente, Cioè, ma quello che ti voglio non dire abbassare il io, debito, avrebbe ripagato il non debito. abbassare il debito. Questi Cioè, interessi che noi abbiamo pagato sul debito sarebbero serviti a ripagare il debito. Quindi siamo dentro un sistema che perdone, poi. ci sarebbero rimasti 1.000 miliardi in tasca pure, perché il Assolutamente, debito ma non oggi possono è di rimanere a noi, 2.000. devono sempre andare nelle tasche dei soliti noti. E questo, Cosimo, è uno dei problemi di cui vogliamo dibattere, per cui daremo appuntamento nei prossimi giorni con comunicazioni sul gruppo di interessanti interviste con te, assieme ad altri, anche magari potrebbe partecipare il professor Galloni. Ribadiamo il nostro invito a Francesco Amodeo e cerchiamo tutti insieme di far capire alla gente che assolutamente, ad oggi voglio concludere questo video così e vorrei farvi dare magari conferma da Cosimo alla fine che se guardiamo quello che è stato fatto per gli italiani in questo mese e mezzo, cioè nulla, perché non hanno fatto nulla, non hanno neanche le coperture per pagare i 600 euro, ma non li hanno e non ve li danno, non perché forse non ce li vogliono dare, no? Un po' come il discorso dell'impiegato che andava in banca a cui ci siamo rifatti prima. Non, proprio perché non ce li hanno, perché non abbiamo più sovranità monetaria. Se noi avessimo avuto uno Stato che poteva stampare moneta, avremmo già risolto tutti i nostri problemi, avremmo potuto far fronte a questa crisi, bloccare le aziende, le economie, dare soldi, sostentamenti, quello che succede in altre nazioni. Però non lo possiamo fare, non lo possiamo fare perché ci manca la sovranità monetaria. E non solo, attenzione signori, perché questo è un dato che io continuo a ricercare, ma ogni volta che noi non rispettiamo determinati vincoli di tutte queste politiche economiche folli di cui siamo schiavi in Europa, noi perdiamo la sovranità nazionale, perché loro fine ultimo è distruggere lo Stato di diritto sovrano. Ed è questo che noi non possiamo e non vogliamo permettervi. Karim, condivido pienamente quello che dici. Vabbè, giustamente il tempo è velocissimo a passare. La prossima volta mi piacerebbe ribadire, diciamo, un discorso che noi due ci siamo fatti per telefono, che sarà molto bello, parlare della moneta come strumento e poi del dualismo e il Del monismo dualismo, filosofico che assolutamente. ha portato alla deformazione dei valori sulla moneta e a far confondere le menti degli uomini, appunto, su questo concetto. E poi Cerchiamo discuteremo. solo di portare questa famosa coscienza sociale, come l'hai definita tu, conoscenza semplicemente, perché tutti gli nella storia tutti gli imperi sono crollati, anche i signori che hanno dato inizio all'agio, no? Ricollegandoci al signoraggio per chiudere la trasmissione, sono crollati tutti gli imperi, prima o poi E crollano. anche questo Storia. crollerà, ne sono sicuro. Anche questo. Noi siamo un popolo che è riuscito a uscire da situazioni drammatiche, ma ne siamo sempre Assolutamente. usciti e ci siamo sempre ripresi. E ad oggi il loro terrore è che noi ce ne possiamo andare. Non potendo più schiavizzarci come stanno facendo ad ora, loro non sapranno più come mettere le grinfie nel nostro paese se la gente si sveglia e prende consapevolezza sociale. Con questo ti saluto.
Salutiamo tutti i nostri. Faccio un saluto pure io a te e ti ringrazio nuovamente per avermi invitato e saluto tutti i nostri spettatori che ci vedranno e chi ci ascolterà. Colgo l'occasione solo per dire, per chi vuole approfondire magari alcune tematiche che hanno detto, lancio solamente il mio blog, cosimomassaro.com, www.cosimomassaro.com, stanno tanti articoli. Avremo poi anche modo di interagire noi stessi con tutti i nostri follower, chiamiamoli così, con tutti i nostri iscritti, perché vogliamo proprio rispondervi. Io sto facendo articoli ogni giorno, stanno andando molto bene, però non riusciamo a rispondere fisicamente alle centinaia di migliaia di commenti che abbiamo. E quindi questo nasce anche un po' con questo obiettivo. Va Intanto, benissimo, buona dai. A te e a tutti. Ciao, ciao. Ciao.